Entrato in funzione nel dicembre 2018, Vistared ha multato chi è passato col rosso, chi si è fermato sotto il semaforo, ma anche chi con le quattro ruote ha oltrepassato la linea bianca d'arresto. Quest'ultimo è il caso del signor Gianfranco Mascarucci, 65 anni, che nel mese di maggio è stato immortalato in via Papiria dal sistema di telecamere di controllo installato nell'incrocio del ponte Rosso a Fano, con relativa sanzione inviata a casa ad agosto di 45 euro. L'importo è stato pagato e Mascarucci pensava di aver chiuso con questa violazione prevista dal codice della strada e invece non era così. Non volendo, non so, la fretta, lo stress del lavoro eccetera, non ho visto che c'era questo foglio abbinato dove io dovevo scrivere tutti i miei dati, cioè dichiarare che quel giorno ero io a guidare la macchina. Da agosto sono passati 4-5 mesi, mi è arrivata ieri una raccomandata dicendo che io non ho eseguito quel tipo di autocertificazione e mi consigliano una multa di 219 euro con 2 punti della patente e decurtazione. Ma non solo, io penso la beffa sia questa anche, che entro 5 giorni se no è aumentata di altre 100 euro. Non so, capisco che il comune non se la passa bene, ma poi penso che un tipo di infrazione del genere, io non l'ho mai sentito questo discorso appunto dell'autocertificazione eccetera, almeno avvisa, abbi la clemenza, c'hai 4 mesi per poter avvisare il cittadino. Gianfranco ha provato subito a contattare il comando della polizia locale, ma gli è stato risposto che ormai non si poteva fare nulla se non pagare la multa elevata. Questo importo si è spropositato rispetto al fatto? Spropositato, due è quasi una minaccia, perché se uno non si trova in condizione di pagare entro 5 giorni, altri 100 euro, caricare addirittura un'infrazione di questo genere, che non è che detto tra di noi ho messo sotto una persona, ubriaco, eccetera. Cioè, solo per non aver scritto i miei dati, che tra virgolette, capisco, nel bollettino della prima multa c'è scritto chi sono io, potevano anche risalire chi sono io eccetera. Capisco che quel giorno devo dichiarare che ero io che guidavo questa autovettura, però arrivare a questo livello mi sembra esagerato. Ripeto, mi dispiace molto, però non è uno sfogo, io l'ho fatto anche per avvisare i cittadini che se capitano una cosa state attenti, perché nelle future multe, non dico a questi livelli, ci sarà questa autocertificazione.